Cosa volevo fare da grande? È molto semplice. Io da sempre ho avuto la passione del giornalismo e io mi ricordo nel 1974, quando avevo 8 anni, ho costretto mio babbo a vedere un'Italia-Polonia di calcio con l'audio abbassato e la mia telecronaca. E questo è un aspetto che non fu facile, perché tra l'altro scelsi una squadra come la Polonia che aveva tutti dei nomi praticamente impronunciabili, però lì a 8 anni mi feci la telecronaca di quella partita che ricordo ancora, e da lì poi sempre c'è stata questa passione, questo chiodo fisso del giornalismo, che ho pian piano attraverso il percorso degli studi e poi la gavetta nei giornali cittadini, per poi approdare alla televisione, sono riuscito a far diventare il mio lavoro. Adesso che sono grande, faccio naturalmente il giornalista perché il giornalista è per sempre, dico io, e sono momentaneamente prestato al ruolo di amministratore della mia città. E questa è una parentesi bellissima, straordinaria, nonostante le difficoltà, le problematiche, il momento anche difficile, ma è una cosa veramente bella poter lavorare e far qualcosa di concreto per la propria città. E prima il giornalismo mi ha insegnato a vivere e conoscere questa città sotto tanti punti di vista, e questa esperienza io l'ho portata all'interno dell'impegno da sindaco, cercando di mantenere un connotato che è quello del stare in mezzo alla gente, perché io penso che il sindaco o si fa in questo modo o è meglio non farlo. Stare in mezzo alla gente vuol dire fare le cose, riuscire a centrare gli obiettivi ed avere i riconoscimenti, le soddisfazioni, i complimenti della gente, ma vuol dire anche alcune situazioni non poterle risolvere o risolverle con più tempo, e quindi avere anche il momento in cui il cittadino ti dice che così non va, e devi avere la capacità e l'umiltà di rapportarti sempre e comunque, sia nelle situazioni belle che in quelle un po' meno belle, con la gente che ti ha votato e anche con quella che non ti ha votato, ma con i tuoi concittadini. Mi piace quello che faccio? Assolutamente sì. Magari arrivi stanco la sera tardi, ma la mattina dopo io ho ricaricato tutto e vengo con grande voglia, con grande ottimismo e con l'intenzione di fare tantissime cose per la città di Livorno. È veramente bello anche perché io ho avuto la fortuna, ma anche un po' l'abilità, di scegliere intorno a me delle persone che condividono questo concetto di approccio al lavoro. E quindi quando entro dentro il Palazzo Comunale, solo vedere i sorrisi, anche se ora con le mascherine se ne vedono molti meno di sorrisi, ma gli occhi che ridono si vedono, quelli sì. Vedere queste qui, vedere la condivisione sulle cose da fare e lo spirito con cui si va a lavorare, secondo me è una delle cose più belle in assoluto che potevano capitarmi. Il rapporto con la città di Livorno è unico. A me è capitato spesso di trovarmi a delle tavolate con amici dove veniva criticata la città di Livorno. E io mi arrabbiavo in maniera incredibile e vengo etichettato come il paladino, il difensore di Livorno, perché magari vedo soprattutto la parte più bella di questa città, più vera, e su questa io sono disposto a discutere con tutti, perché io sono estremamente convinto che Livorno è una delle città più belle che io abbia mai visto, sia per la conformazione architettonica, per le strade ampie, per il lungomare, ma anche per la gente che ci vive, che ha
caratteristiche diverse, alcune volte ti fa arrabbiare, alcune volte ti fa sorridere, tante volte però ti fa capire che sei in mezzo a gente vera, che poi si rapporta con te in maniera genuina e senza troppi doppi fini. Come deve essere Livorno nel futuro è un po' il chiodo fisso che ho io, ma che hanno anche tutti gli altri assessori in giunta. Aggiungo che non è facile costruire la Livorno del futuro in 5 anni, non lo è neanche in 10 facile, però un'idea ci deve essere. Io penso a una Livorno sicuramente più verde, a una Livorno più tecnologicamente avanzata, a una Livorno delle opportunità nuove, e a una Livorno che però dentro questo percorso, che è assolutamente anche innovativo, non perda le proprie tradizioni, il proprio legame ai quartieri, la propria capacità di esaltare il rapporto interpersonale vero che c'è. Quindi noi lavoriamo in questo senso. Alla base di tutto però ci deve essere un cambio di marcia sul fronte del lavoro, perché il lavoro è la base per poter garantire una vita dignitosa a tutte le famiglie e poter poi far sì che queste famiglie si godano la propria città. Il 2020 è stato un anno strano, molto complicato, però proprio in questo anno io penso che il concetto della cultura non si ferma è riuscito ad avere uno spazio incredibile, perché nonostante la pandemia, nonostante le limitazioni, nonostante le difficoltà di tanti concittadini, di tante famiglie, la cultura non si è fermata, e per cultura io intendo in senso ampio la capacità di riflettere, la capacità di divertirsi, la capacità di sorridere e di apprezzare varie forme culturali. E noi lo abbiamo voluto fortemente e siamo riusciti, con tutte le limitazioni, alla fine a fare tutto quello che ci eravamo immaginato. Inizialmente la mostra di Modigliani, subito dopo gli eventi estivi tradizionali come Effetto Venezia, ma poi la novità assoluta del Mascagni Festival e ancora tante altre opportunità e tante altre cose. Siamo una delle poche città italiane che è riuscita a completare il programma nonostante il Covid, naturalmente sempre in estrema sicurezza. Quindi la cultura non si ferma, la cultura non si è fermata, e noi, guardando oltre, guardando al 2021, abbiamo intenzione di continuare così, magari con meno freni, con meno problematiche e in maniera più libera. In conclusione, colgo l'occasione che l'IV mi dà per augurare buone feste a tutti i cittadini livornesi, una buona conclusione di 2020, anche se sarà naturalmente viziata dalle scelte che il governo farà circa gli spostamenti, ma un augurio forte di un 2021 che sia veramente una sorta di ripartenza per tutti, un po' più spensierata, con meno pensieri e meno volti scuri, ma con più sorrisi. Questo è fondamentale. Noi abbiamo un programma ben stabilito, abbiamo fatto tantissime cose in questo anno, le abbiamo raccontate, e penso si sia notato soprattutto l'amore da una parte e la serietà dall'altra nell'affrontare tutte le problematiche. E con questo spirito che noi guardiamo al prossimo anno.